Allora, uno dei DJ più famosi al mondo, no? Uno dei DJ più famosi al mondo, che è appunto il nostro amico Benny Benassi, mi ha appena mandato di nuovo un messaggio dicendo: dillo a tutti che ti radi anche là. Allora, devo chiarire questa cosa perché poi non sono temi importanti, la mattina non siamo questo tipo di programma. Accorcio. Non è tagliare, accorcio. Quindi è sfoltire. A me il Branduardi lì non mi è mai piaciuto. Cioè quella roba ciuffosa di così che... No, ma la ciuffosa. Domanda è come fa a saperlo Benny Benassi. Ecco, la domanda, stavo arrivando lì. Ma la domanda è ma un uomo come lui che gira il mondo, suona a Las Vegas così, perché nel suo cervello, mentre lì con Madonna che fanno i dischi, si stacca un secondo e dice... Certo che però Fabio Volorno si taglia i piedi. Come mai? Perché no? È rimasto scioccato. Accorcio. Accorsi. Stefano. Sentiamo. Ho dei messaggi. Sì, dopo ti Fabio, io invece c'ho un collega che si tinge sotto perché dice che lui praticamente c'ha i peli bianchi ed è brutto a vedere. Lui c'ha 56 anni. Ciao Maurizio, da Luca. Ciao. Oh, Maurizio. Come? Maurizio. Perché lo sappiamo che sei tu l'amico che si tinge. Allora abbiamo anche un ascoltatore dopo, ragazzi, scusate che non è da volo del mattino, dopo tiriamo su e dopo andiamo con non argomenti è da volo del mattino. Non è da volo del mattino, però qua un ascoltatore dice che si tinge i peli del petto, vedi, però dice me li tingo due volte l'anno, quindi alla ricresce. Cioè i peli bianchi con sopra scuro e la ricrescita bianca. Ma perché i peli crescono, smetteranno di crescere i peli del petto a un certo punto, mica te li tagli come i capelli, dici, saranno fissi, se te li tagli crescono, ma se non te li tagli forse no. No, allora in teoria dovrebbe, non lo so, dovrebbe non lo crescere so. Sempre. Però una volta me li sono proprio rasati completamente, che con volevo vedere com'era, con proprio con la lametta così. Che e i pungiglioni che escono fuori, passano dalla maglietta, cioè dopo, cioè, vengo fuori dalla maglietta. Non si può, non si può, non si può. Perché hanno il margine, no, si dice, va bene. Frastagliato. Un altro messaggio. Non so voi, ma io vedere Fabio Volo con i pantaloni rossi, camicia in jeans, giacca in pelle, sulla Porsche tutta arrugginita, che muove la testa a ritmo di Shakerando e si ferma la ragazzina e ti dai giù gli occhiali da sole e dire ciao, le ragazzine che lo mandano a cagare. Ma è stupendo. Io ti mando l'ambulanza. Allora, ragazzi, dobbiamo fare il video. Allora, vabbè, uno che ci presta la Porsche, Linus ce l'ha la Porsche, mi sembra. Allora, Linus vintage, ci presta... perché deve essere so. Vintage. Vabbè, Linus ci presta la Porsche. I jeans rossi me li vado a prendere. La giacca di pelle ce l'ho, la camicia di jeans ce l'ho. Chi è che potrebbe avere l'occhiale? Che tipo di occhiale? Quelli lì un po' colorati. Ce l'abbiamo anche un ascoltatore aspetta, che lo dice. Aspetta. Un po' blu, vediamo, un po' rossi. Aspetta. Allora, io ammetto che porto degli occhiali senza gradazione, però con le lenti 30% azzurre per coprire le borse e le occhiaie. Ecco. Ah, ecco, vedi. 45 ci presta gli occhiali lui e facciamo il video sul TikTok di Maurizio, sì, che tra l'altro che scusami, che musica mi mettereste sotto io che arrivo con la Porsche in giacca? Sei pronto? Vai. Ti faccio anche le fotine? Vai. Black Talk Big Fisher Billy. Questo sono io. Mamma mia. Va bene. Allora, ragazzi, dobbiamo tirare su perché abbiamo parlato solo di peli, tinte, cose. Qua ci sono un sacco di... Vi scatenate molto di più su questi temi. Comunque, Sei fiasco, Fabio. Male sempre. Dai, giriamo questo video, vi prego, qua nel parcheggio della radio. Io con la Porsche, i pantaloni rossi, devo scendere, se no non si vedono i pantaloni, l'occhiale azzurro, un po' azzurrino, giacca di pelle così. Black Talk Joe, Fisher Billy. Watch on my wrist, but I want that. Crazy when I put up. Oddio, che meraviglia. Con l'ambulanza che arriva a rallenti dietro. Lo prendiamo e mi prendono come ha fatto Berlusconi quando andato a votare. Mi prendono. Vabbè, tiriamo su con una canzone e poi con dei temi, dai.